Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, la buona serata dal Pala Bianchini di Latina. Ventesima giornata del campionato di Serie 1 di calcio a 5 e qui al Pala Bianchini c'è una sfida importantissima tra Axep Group Latina e Ciolico Gianco. Si può partire. Maina, va giù Maina, tutto regolare, allora di nuovo Cioli con questa verticalizzazione. Fusari, pericolosissimo, si riparte con la Cogianco, Luisinho, Ippoliti, pallone dentro per Fizio, prova lui, palla alta, Ippoliti, pallone dentro per la rete di Luisinho, 1-0 Cogianco, pallone dentro, Fusari al volo, palla fuori, Maina, Bernardes, prova ad andare via Bernardes, ci riesce Bernardes, tutto solo, appoggia e arriva il pari, Battistoni, 1-1 Latina, ma che cavalcata di Ugo Bernardes sulla mancina. Poi prova suggerimento per Picapau, c'è Mazzoni, poi sbaglia Mazzoni, palla sulla traversa, Ippoliti per Polpaceco, trova lo spazio, ancora Polpaceco, va via con il pallone, alla fine la palla che si insacca, Polpaceco, di nuovo avanti la Cogianco. Si ripartirà con la rimessa in gioco da parte di Ugo Bernardes per Terenzi, gira lui, Basile mette in calcio d'angolo, Avellino, pallone per Bernardes, al volo ancora Basile, Bernardes e palla in rete, nuovo pari Latina e c'è sempre il suo zampino, Ugo Bernardes, 2-2. Picapau dalla bandierina per Avellino che manca il vantaggio, Ippoliti per Luisinho che va via, Picapau, grande occasione per Luisinho, Ippoliti gira Fusari, poi ancora Luisinho e lo stesso Fusari, va via in velocità, Fusari, palla in rete, eccolo il nuovo vantaggio Cogianco, 3-2 Fusari, poi Picapau perde il contrasto, Luisinho, pallone che arriva a Raubo, poi Chinchio, poi ancora Bernardes, Bernardes apre per Battistoni, si gira Battistoni sinistro, gran parata di Basile, Latina che rimane in zona d'attacco con Bernardes, pallone dentro e palla in rete, lo zampino di Andrea Terenzi per il nuovo pari da parte dell'Axel Group, palla in rete, parte Ippoliti, il suo tiro, Chinchio mette fuori, intanto il giallo Ippoliti che continua a protestare, arriva addirittura il rosso, si riprende da Bernardes, prova il tiro, la parata di Basile, ancora Battistoni, Avellino appoggia Bernardes, sbaglia Bernardes, allora Avellino per Maina, prova e segna ancora lui, Ugo Bernardes, si è verificato quello che non era successo nell'azione precedente, poi va via Luisinho, prova a liberare il mancino e arriva la rete, il gol, il pareggio della Cioli, stavolta l'autorete è di Latina con Avellino, Avellino appoggia Battistoni, il tiro, Basile, Picapau per Battistoni, palla in rete, Gerardo Battistoni, Latina che mette di nuovo la testa avanti, poi colpo di tacco di Battistoni, palla che rimane lì, poi il palo colpito da Fitz, pallone dentro e arriva il pari di Ierai, nuovo pareggio, 5 pari, sfida sempre sul filo dell'equilibrio, Maina, poi Avellino, Avellino, ma miracolo di Basile, Avellino che gioca con Maina, ancora Maina, prova ad andare via lui, Maina mette dentro Avellino, grande risposta di Basile, pallone intercettato da Bernardes, prova ad andare via Bernardes, appoggia Maina, Maina il tiro deviato, alla fine il pallone si insacca, Basile stavolta non respinge e Latina di nuovo avanti con Lucas Maina, 6-5, gara molto veloce, Terenzi entra fallosamente su Fusari, si becca anche il giallo e poi cartellino rosso, Ierai prova la soluzione per Fusari, colpo di tacco ma c'è Chinchio, ancora Ierai prova il tiro, Chinchio respinge,
Avellino proprio per Bernardes che rientra, pallone che rimane lì, ancora Bernardes, stacco per Maina che non riesce a concretizzare, si chiude la difesa. Pallone poi per Avellino, verso terra che finisce sul palo. E allora Lucas, siamo dall'altra parte, Lucas, Chinchio, mette in calcio d'angolo. Poi va via Bernardes dopo il colpo di classe di Maina, apre Amoedo, Amoedo, sinistro, palo sul palo. Luisinho, pallone dentro, Fusari sotto misura, Chinchio. Avellino contro Basile. Parte Avellino, il destro, palla in rete, 7-5 Latina. A 2 minuti e 4 secondi dal termine di questa sfida. Prova il tiro, c'è Avellino, poi non interviene, c'è Maina, Maina appoggia l'Avellino, Avellino e palla in rete! Il punto esclamativo su questa sfida lo mette Lucio Avellino, 8-5. Recupera Latina, ancora Cioli, Maina, ultimi 5 secondi, Maina, Maina, ancora lui, Maina, miracolo di Basile. Bernardes batte Bernardes, ma il tempo è scaduto. Latina batte Coggianco 8-5 e mette una seria ipoteca sui playoff scudetti.